A volte anche le persone che sembrano avere tutto ciò che potrebbero desiderare avvertono una sensazione di incompletezza. Katie sentiva che le mancava qualcosa. Così ha deciso di partire per un viaggio oltreoceano. Quando è tornata, la sua vita è cambiata completamente. A 18 anni, Katie aveva tutto ciò che le ragazze della sua età potrebbero desiderare. È stata incoronata reginetta del ballo scolastico, eletta presidentessa del comitato studentesco, è uscita con i ragazzi più belli dell'istituto. I suoi genitori la supportavano in tutto e la incoraggiavano sempre a sfidare i suoi limiti. Alla fine di questo video potreste chiedervi quindi come mai una ragazza che aveva tutto ha deciso di lasciarsi alle spalle una vita di agi per circondarsi di squallore e povertà. La risposta va cercata nel suo cuore puro. Sul finire dell'anno scolastico, Katie ha avanzato ai suoi genitori la proposta di partire per qualche mese con una missione umanitaria. L'adolescente era orientata verso il lavoro da missionaria in Africa e in India. Le sue prime richieste, però, non sono state accolte. Ma nel dicembre 2006 è stata finalmente contattata da un orfanotrofio in Uganda che l'ha invitata come maestra d'asilo. Katie era al settimo cielo, ma i suoi genitori non potevano sopportare l'idea che partisse tutta sola per un paese così lontano. Dopo una faticosa opera di persuasione, Katie ha raggiunto un compromesso. Sarebbe rimasta in Uganda per sole 3 settimane e sua madre l'avrebbe accompagnata. Quando ha messo per la prima volta i piedi sul continente africano, l'adolescente ha sentito finalmente di aver trovato il suo angolo di mondo. In Uganda lo stile di vita lussuoso che seguiva in America non esisteva. Nessuno si aspettava che fosse sempre elegante, ma solo che riuscisse a badare ai bambini del villaggio. Quell'esperienza di 3 settimane le ha fatto capire che quella era la vita che desiderava. Così, quando è tornata negli Stati Uniti, ha deciso che avrebbe fatto il possibile per tornare in Uganda. Katie ha persino lasciato l'università, nonostante il parere contrario dei genitori. Sebbene fossero spaventati, entrambi hanno deciso di lasciarle vivere una seconda esperienza in Africa per 9 mesi, a condizione che al ritorno tornasse al college. Nell'estate del 2007, Katie è sbarcata in Uganda per la seconda volta. Non aveva un piano definito, ma sapeva di voler realizzare qualcosa di incredibile ed era pronta a dare il massimo per riuscirci. In quel periodo ha continuato ad insegnare inglese ai bambini del villaggio e quel lavoro le ha permesso di trovare il suo scopo nella vita. Un giorno, mentre accompagnava una coppia di gemellini di 7 anni a casa dopo la scuola, ha scoperto che avevano 4 fratelli analfabeti perché i loro genitori non potevano permettersi di farli studiare. Katie sapeva che il 75% dei bambini a Jinja si trova in quella stessa situazione, ma vederlo con i suoi occhi le ha spezzato il cuore. Negli occhi di quei bambini ha visto il sogno di una vita migliore. Senza l'accesso alla giusta educazione, sarebbero stati condannati ad un futuro di povertà. Anche se non poteva cambiare la vita di tutti i bambini dell'Uganda, Katie ha deciso che avrebbe quantomeno aiutato quei 4. Ha pagato la quota di iscrizione per tutti loro e comprato le uniformi scolastiche. La prima volta che li ha visti tra i banchi, si è commossa. Sembravano pronti a conquistare il mondo intero. L'adolescente pensava a tutti gli altri bambini dei sogni infranti a causa della povertà e non riusciva a fare a meno di sognare un futuro migliore. Se c'era qualcuno in grado di dare vita ad una piccola rivoluzione, quella era lei. Dopo diversi mesi di duro lavoro, grazie al supporto di parenti e amici, Katie ha fondato un'organizzazione non profit chiamata Amazima Ministries International. All'inizio l'associazione sponsorizzava soltanto 10 bambini, ma quando i suoi conoscenti in America hanno scoperto quello che stava facendo in Uganda, hanno deciso di aiutare. Da 10, il numero dei bambini che hanno avuto una seconda occasione grazie a Katie è passato a 40, poi a 150 e ancora oggi continua a crescere in suo nome. Alla fine dei 9 mesi pattuiti con i genitori, la ragazza sarebbe dovuta tornare in patria per iscriversi all'università come aveva promesso, ma non riusciva a scacciare il senso di colpa. Quei bambini non avrebbero potuto continuare a studiare senza di lei, ma i suoi genitori erano irremovibili. Katie, allora, è tornata negli Stati Uniti e si è iscritta al college. Tuttavia, dopo un solo semestre, ha capito che non sarebbe mai riuscita a laurearsi, perché aveva lasciato il cuore, la mente e lo spirito in Uganda. Quella volta, quando i genitori hanno visto con i loro occhi la nostalgia che la figlia stava provando, hanno deciso di accantonare i loro piani per lei e le hanno consentito di procedere lungo il percorso che il Signore aveva scelto per lei. Katie è potuta quindi tornare in Uganda,
la sua casa per scelta, e ricongiungersi coi bambini che la stavano aspettando per sognare. Le sue missioni benefiche sono aumentate. Oltre alla fondazione Amazima, che nel dialetto Luganda significa verità, Katie ha fondato il programma Mazi's Feeding per assicurare ai bambini una corretta alimentazione. Le donazioni arrivate dall'America le hanno permesso di sfamare più di 1000 bambini al giorno. Col suo aiuto, più di 400 bambini ugandesi hanno avuto l'opportunità di sedersi tra i banchi di scuola. Una sera, però, ha trovato finalmente la direzione che l'avrebbe portata ad imbarcarsi sul percorso più soddisfacente della sua vita. Era il gennaio 2008, quando una capanna di fango lungo la strada per l'orfanotrofio è collassata a causa di un forte acquazzone colpendo 3 bambini malati di AIDS. Per fortuna nessuno di loro ha riportato gravi ferite, ma la piccola Agnes, di 9 anni, è dovuta andare in ospedale per ricevere l'assistenza sanitaria necessaria. Katie è andata con lei e per tutta la notte ha cercato di trattenere le lacrime di dolore che provava di fronte alle difficoltà di quei bambini innocenti. Proprio mentre era persa nei suoi pensieri, Agnes ha pronunciato le parole che le hanno cambiato la vita. «Posso venire a vivere con te?» Nonostante la sofferenza causata dalla sua condizione, tutto ciò che la piccola desiderava era una casa in cui crescere. Katie non ha esitato neanche un secondo prima di rispondere di sì. Poiché non riusciva a trovare parenti o amici disposti ad accogliere la bambina e le altre 2 orfane, Katie ha deciso di usare i risparmi messi da parte dai suoi genitori per comprare una casa più grande. Nel corso dei 18 mesi successivi, l'appartamento si è riempito di ragazze. Molte di loro erano state abbandonate dalle famiglie, mentre altre avevano dovuto assistere alla morte tragica dei genitori, spazzati via dall'AIDS. La più giovane, Patricia, si è trasferita da lei quando era solo una bambina. Sua madre era positiva all'HIV e aveva altri 11 figli, quindi non aveva modo per prendersi cura anche di lei. Katie non respingeva nessuna ragazza e apriva la porta di casa a chiunque avesse bisogno di aiuto. Anche se i suoi genitori dall'altra parte dell'oceano temevano che stesse sprecando i suoi anni migliori, lei sapeva che quella missione era stata pianificata da Dio prima ancora che lei venisse al mondo. Per i primi anni Katie si è presa cura delle ragazze senza l'aiuto di nessuno, ma poi ha trovato un uomo meraviglioso con cui costruire una famiglia. Majors era arrivato in Uganda come parte di una missione umanitaria e, proprio come lei, era cresciuto nella città di Franklin nel Tennessee. Una coincidenza simile non poteva essere ignorata. E così, nel 2005, i 2 piccioncini si sono sposati con una cerimonia inusuale, ma stupenda. Al fianco di Katie non c'erano le sue sorelle o le migliori amiche del liceo, ma 13 ragazze che lei chiama la prova vivente dell'amore di Dio, della sua fede e della sua redenzione. Ancora oggi tutti vivono come una grande famiglia allargata e Katie e Majors continuano a cambiare le vite di centinaia di bambini. A volte non c'è bisogno di vedere la fine del percorso quando ci si mette su una strada nuova. Tutto ciò che conta è il nostro coraggio e la determinazione nel raggiungere la meta.